Leggo solo ora le dichiarazioni del signor Cattani e della signora Dalia Macii, rispettivamente vicepresidente e consigliere del CDA del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto. Si dissociano da me e fanno bene, ognuno può assumere posizioni personali che nel caso mio sono anche politiche. Quindi io non mi sono espresso come presidente del MARTA, ma come parlamentare della Repubblica. E l'articolo 68, spiego ai due, consente a me insindacabilità di opinioni e libertà di voto. Ho votato contro il decreto e non vedo perché non devo dichiarare quello che penso. Ritengo che la loro posizione rispetto a me sia del tutto ultronea, nel senso che loro devono occuparsi del CDA di un museo che nella loro incapacità, per cui in questo momento chiedo formalmente le loro dimissioni e chiedo al presidente Fugatti di valutare se sia più opportuno che mi dimetta io, che non lo farò, o si dimettano loro che mi contestano, cercando di limitare la mia libertà personale e politica. Con considerazioni insensate, cioè quella della funzione culturale ed educativa di un'istituzione museale quale il MART, ma non è mica un orfanotrofio, non è mica un luogo per la formazione, ma non è mica un seminario. L'arte è libera, è l'arte dissacrante, l'arte d'avanguardia che i due dovrebbero conoscere, dovrebbe spiegargli di non dire cose di questo genere che sovrappongono estetica e morale. Studino invece di parlare di cose che non sanno. La funzione educativa, rivendicata anche da quei funzionari che io ho voluto valorizzare, intendendo che fra loro ci potesse essere chi poteva condurre il museo, è un equivoco straordinario. Si esalta l'avanguardia, si esaltano tutte le forme di trasgressione che sono il principio stesso dell'avanguardia, si espongono le opere di Cattelan che fanno il dito e altre provocazioni e si pretende la funzione educativa. Educativa a che cosa? Alla dittatura, al pensiero unico, al fascismo, all'idea che una regione autonoma debba piegare la testa alla volontà di uno Stato governato come il nostro? Ebbene, molto semplice. Io ribadisco quello che ho detto, ascolto i medici, ma non tutti, quelli che vogliono loro, quelli che penso io meritano di essere ascoltati e ne ho dato abbastanza testimonianza, ricordando le posizioni dell'Agismondo, le posizioni di Tarro, che sono quei medici a cui io mi affido. Ho parlato anche con Burioni, per cui non ho nessuna preclusione ad ascoltare la voce dei medici. Ma la politica, e penso a Trump, alla Merkel, a Macron, può scegliere strade diverse da quelle dell'Italia. E mi chiedo allora, una regione autonoma, che autonomia ha se deve piegare il capo e non poter discutere misure diverse da quelle per la Lombardia o per la Calabria? Ebbene, io accetterò qualunque misura venga applicata alla regione Trentino-Alto Adige, che corrisponda a quella dell'Austria e della Germania. Quell'autonomia che nella Sudtirolo, nella doppia lingua, nella lingua tedesca, nel rapporto così stretto con quel mondo e quella cultura è rivendicata come autonomia, mi impone di dire perché ispirarci al modello italiano e non al modello tedesco-austriaco. Cari Cattani e Macia, pensate che la mia libertà è anche per voi. E quando fate queste firme, queste dichiarazioni, queste sconfessioni, intanto sconfessate l'arte stessa e poi non tenete conto del fatto che io voglio per il Trentino-Alto Adige le stesse misure che in questo momento sono adottate per la Germania e per l'Austria. E non capisco perché non dovrebbero essere quelle. Quindi quell'autonomia che voi rivendicate, voglio che sia autonomia fino in fondo. E poi penso a un'altra cosa, che il decreto ha già procurato 10 morti, direttamente derivati dal decreto, i 10 detenuti che si sono evidentemente trovati in condizioni determinate dalla insensatezza di quel decreto. Mentre non sappiamo quali siano i morti che precisamente sono determinati dal coronavirus e non da altre patologie, siamo certi che i 10 morti
vanno attribuiti a questo Stato e che quello che si è chiesto a Salvini per i sequestrati in mare si potrà chiedere a questo governo, che risponda di un crimine. 10 e vedremo quanti altri ancora. E quindi gli altri che io ho in mente sono quelli che negli alberghi, nei ristoranti, nelle attività turistiche del Trentino che hanno contratti a tempo non avranno il denaro per vivere e moriranno di fame. È una posizione che posso assumere, oppure vicepresidente Cattani e vice e non so cosa Macii, dovete stabilire voi la mia posizione, la rivendico fino in fondo, in quanto parlamentare, non in quanto presidente del MART, che non ha niente a che fare con le mie posizioni. Autonomia, autonomia, autonomia.